Buongiorno a tutti, oggi faremo una rapida carrellata sui sistemi di gestione per l'energia secondo la norma ISO 50001. E andiamo a vedere come un sistema di gestione ha come primo obiettivo quello di migliorare le prestazioni energetiche dell'azienda e quindi ha proprio l'obiettivo che ha di solito l'imprenditore quando affronta i temi energetici. E in questo senso la finalità della 50001, lo scopo vero del sistema, è proprio quello di migliorare la prestazione energetica dell'azienda. Andiamo a vedere come alcune caratteristiche rendono molto interessante la realizzazione di un sistema di gestione. È a carattere volontario, cioè non sono previsti obblighi di raggiungimento di determinati risultati o di realizzazione di interventi, ma tutto è ritagliato su misura ovviamente con buon senso, in funzione dei consumi dell'azienda e della complessità impiantistica dell'azienda stessa. Il sistema ricalca il ciclo di Deming previsto in tutti i sistemi di gestione, quindi con la fase di analisi, di realizzazione degli interventi, verifica dei risultati e di conseguenza le eventuali correzioni o modifiche, le azioni cosiddette correttive. Riportiamo in modo così solo come esempio lo schema della norma. Lo schema della norma è del tutto analogo agli altri sistemi di gestione e in molti punti è assolutamente sovrapponibile. E quindi nel caso in cui in azienda fosse già installato, implementato un sistema di gestione 9000, 14001 o d'altro, molto spesso è più opportuno integrare la 50001 piuttosto che realizzare un vero e proprio sistema nuovo ad hoc. Andiamo a vedere la parte più interessante dal punto di vista energetico, che riguarda la fase di pianificazione, quindi l'audit energetico, nel quale si vanno a verificare i consumi, quindi si vanno ad analizzare i profili orari, mensili dei consumi energetici, in questo caso vediamo quelli di energia elettrica su base settimanale, e la stessa cosa per tutti gli utilizzi energetici, gas solitamente si hanno al massimo i dati giornalieri per i diretti SNAM, altrimenti i dati mensili per tutte le altre. Dobbiamo poi capire quali sono gli aspetti energetici significativi, dove va l'energia all'interno dello stabilimento, per capire dove agire, dove indagare, perché non ha senso indagare su consumi residui e marginali. E per questo è necessario e opportuno effettuare delle misurazioni. Sulla 50001 si fa molta attenzione al dato misurato, si possono fare delle stime, ma soprattutto gli aspetti significativi e i risultati è opportuno che siano misurati con strumentazione. E in questo senso ci vengono incontro gli strumenti di misura che vanno dagli analizzatori elettrici, fissi o portatili, da termografie, rilevatore di perdite, sensore di illuminazione, insomma un po' tutta la strumentazione che può essere utilizzata per rilevare con precisione i consumi energetici. Quello che poi è il risultato di un audit energetico tradizionale, cioè individuare delle opportunità di miglioramento, si traduce nella 50001 nell'elenco delle opportunità di miglioramento, nel registro. Negli audit è una fotografia, invece un sistema di gestione è un percorso e quindi l'opportunità di miglioramento e il registro evolve di volta in volta e quindi si parte con una certa fotografia e poi può essere implementata e anzi sarebbe opportuno che venisse implementata e aggiornata abbastanza frequentemente. Qua riportiamo un estratto di alcuni tipi di interventi che abbiamo individuato negli audit energetici e andiamo da interventi molto complicati come la cogenerazione a interventi invece semplici come la ricerca delle perdite e le coibentazioni. Una fase importante del sistema di gestione che viene oltre all'audit energetico tradizionale è quella di individuare, di focalizzarsi sugli aspetti energetici significativi e per questi cercare di individuare delle correlazioni con dei parametri. La cosa bella e interessante è quando io riesco a trovare un consumo specifico rispetto a un'unità di prodotto. Non è sempre così facile, qua lo vediamo in un estrusore d'alluminio, si lavora sul metro, sul chilo prodotto. E quindi si vanno a
calcolare delle funzioni di correlazione, di regressione lineare. È un po' più complicato quando i parametri che vanno a influenzare il consumo energetico sono diversi, come ad esempio gli impianti complessi o impianti di depurazione che hanno moltissimi parametri che vanno a incidere sul consumo. Ma anche questi è opportuno tentare di individuare una relazione e una baseline, cioè un consumo di riferimento che ci servirà per valutare se i miei consumi stanno andando secondo le previsioni oppure se stanno andando alla deriva. E in questo senso si fanno delle verifiche periodiche per vedere se le previsioni di consumo sono in linea con i consumi reali e vado a intervenire dove ci sono degli scostamenti negativi. Un altro aspetto interessante è che, come dicevo, non ci sono limiti imposti dalla norma e io quindi, anche se ho individuato una serie di interventi, non sono costretto a realizzarli tutti. Ma posso definire in funzione del tempo, della complessità e anche degli investimenti necessari un piano di miglioramento anche diluito nel tempo. E parallelamente vado a definire degli obiettivi nei vari periodi, che chiameremo target, e quindi io definisco che nel giro di 3 anni voglio scendere del 5% sui consumi complessivi con dei gradini dell'1% annuale, come esempio. E quindi vado a crearmi un registro delle opportunità con indicate gli interventi che andrò a realizzare, quindi un piano d'azione anno per anno che riporterà dei risparmi progressivi nei vari periodi. E in questo senso le baseline ci vengono incontro perché io posso verificare e posso misurare con precisione se sto rispettando o meno il raggiungimento dei target periodici. Andiamo a vedere qualche altro requisito interessante, anche se il cuore della norma è proprio l'analisi, la verifica, la gestione dei dati e l'individuazione di opportunità di miglioramento. Come gli altri sistemi, anche su questo è importantissimo avere del personale che segue il sistema di gestione che sia competente. Quindi vengono di solito organizzati corsi di formazione ad hoc specifici sull'energia, che vanno a interessare tutte quelle persone che possono avere un impatto significativo e importante sui consumi energetici. È anche interessante agire sulla comunicazione interna per stimolare anche eventuali suggerimenti da parte del personale e per tenere informato il personale sull'andamento dei consumi aziendali e sui risultati ottenuti con gli interventi effettuati. È però anche molto interessante, l'abbiamo visto in questi anni, coinvolgere il personale esterno, coinvolgere i fornitori, coinvolgere i clienti, per avere suggerimenti e per condividere il percorso che si sta realizzando. Un'altra parte fondamentale è quella di tenere sotto controllo i consumi in modo continuo. E in questo senso, almeno sulla parte elettrica, oggi i sistemi sono diventati più facili da installare e anche notevolmente più economici. Il poter misurare con precisione i dati crea già da solo, delle opportunità di miglioramento. Io andando a vedere, ad esempio, i consumi del sabato e della domenica, riesco a capire qual è il mio consumo base e delle volte trovo delle sorprese. In questo caso vediamo un consumo di uno stabilimento fermo, stabilimento importante, con circa 200 kW assorbiti durante il fine settimana a stabilimento fermo. Posso fare confronti con i mesi precedenti e fare confronti con le mie baseline anche calcolate su linea per linea, e in questo caso è un estrusore che ha 2 linee monitorate, confronta e verifica la produzione, l'indicatore di prestazione delle 2 linee. Posso andare a verificare l'andamento dei consumi misuratore per misuratore, con un dettaglio che può essere addirittura orario. Questo è l'esempio di un'azienda che ha una verifica puntuale sui compressori e quindi tiene sotto controllo il consumo specifico dei compressori
e in questo senso può vedere anche il consumo nel periodo estivo, nel sabato, nella domenica, e di conseguenza implementare delle opportunità di miglioramento. Nel caso specifico, andare a programmare i compressori per potersi fermare durante i fine settimana. Un altro aspetto interessante del monitoraggio è legato alla possibilità di verificare puntualmente il rifasamento degli impianti e quindi non solo aspettare le penali che possono scaturire dal consumo eccessivo, ma andare anche a valutare sulle varie partenze eventuali opportunità di miglioramento, quindi intervenire con impianti di rifasamento localizzati che vadano a diminuire le perdite per effetto Joule delle reti. E questo mi porta un risparmio energetico effettivo che altrimenti non avrei potuto vedere o apprezzare, perché generalmente il rifasamento si guarda solo in fattura. Vediamo un caso di un sistema di verifica e di controllo mensile di un sistema di gestione nel quale l'andamento rispetta le baseline di consumo, quindi la situazione è sotto controllo. Se però a un certo punto la curva deriva e quindi il mio consumo va oltre la baseline, scatta in questo momento un allarme, un avviso per il tecnico che va a verificare che cosa è successo. In questo caso puntuale era un inverter che si era bloccato a 60 Hz e ce ne siamo accorti proprio grazie al sistema di monitoraggio che ha segnalato una deriva dei consumi specifici a partire da un certo periodo. Intervento del manutentore e la situazione è stata ripristinata. In alternativa sarebbe stato molto difficile poter individuare un problema del genere. Passiamo rapidamente a un bando, che è un bando regionale che finanzia le diagnosi energetiche e i sistemi di gestione per l'energia. Le diagnosi sono gli audit energetici e sono anche qua una parte fondamentale del sistema di gestione. E i sistemi di gestione vengono finanziati se si ottiene l'accreditamento e la certificazione da un organismo terzo. È riservato alle PMI non obbligate, quindi non alle energivore, non alle grandi imprese, ma c'è un aspetto interessante che anche le aziende energivore che hanno eseguito un audit, ma che adesso vogliono implementare un sistema di gestione, possono partecipare al bando per la quota di costo esclusa dall'audit, cioè qui non è compreso l'audit, e quindi tutta la fase di implementazione, l'hardware, la formazione, la consulenza per l'implementazione del sistema sono invece incentivabili. Sono incentivabili interventi realizzati in Lombardia su stabilimenti fino a 10 stabilimenti e deve essere compatibile col De Minimis, quindi fino a 200.000 euro nei 3 esercizi precedenti. Gli incentivi sono ancora disponibili, per la 50.001 si arriva fino a 20.000 euro di spese ammissibili che corrispondono a un contributo massimo di 10.000 euro. E come dicevo, è compresa anche la formazione, il software, l'hardware, quindi i sistemi di monitoraggio e la certificazione. I sistemi di monitoraggio sono anche inclusi nell'iperammortamento, quindi potrai sfruttare e sommare i benefici dai vari interventi per implementare il sistema di gestione. Vado rapidamente su come presentare la domanda e dove la si trova. Comunque si presenta su SIAGE, sul sito di Regione Lombardia, predisposto oggi per i bandi regionali. L'assegnazione avviene a sportello, quindi si presenta la domanda e dentro 30 giorni Regione Lombardia va a rispondere, dare una risposta per l'accettazione o meno. Passando quelli degli audit energetici, che non sono l'argomento della giornata, andando al 50.001, è prevista la realizzazione e l'ottenimento della certificazione entro 28 mesi. Quindi, anche se è un percorso non immediato, però 28 mesi sono assolutamente sufficienti per poter arrivare alla certificazione. Trascorsi 30 giorni dall'ottenimento, si può andare in rendicontazione, quindi si può andare a chiedere il contributo regionale. La regione avvia un'istruttoria che dura al massimo 60 giorni, dopo la quale viene emesso un decreto e entro 30 giorni viene erogato il beneficio. Vengono poi eseguiti dei controlli a campione. Quando avviene il controllo, l'azienda deve essere ancora in possesso del sistema del certificato valido.
Quindi oggi ci sono una serie di opportunità per implementare sistemi di gestione. L'obiettivo principale è sempre quello di tenere sotto controllo, di migliorare le prestazioni energetiche e rendere l'efficienza energetica un concetto di sistema e non un'opzione spot che viene analizzata ogni tanto. Quindi al di là dell'opportunità che ci sono legate al bando e all'iperammortamento, credo che sia molto interessante valutarlo proprio per far diventare l'efficienza energetica un aspetto costituente dell'azienda. Thank you.